più grandi successi. Però sapete che ci stavo pensando proprio ora. Mi servirebbero nuove foto da mettere sul mio seguitissimo profilo Instagram. Però non ho nessuno che me le fa. Aspettate che chiamo la mia Flower! Flower! Arrivo, Ux, eccomi. Dimmi, non è che mi faresti qualche foto nuova, insomma, per il mio profilo Instagram? Ma con questo sfondo. Beh, noi ci proviamo, poi se vengono male, pazienza. Ok, vado a prendere la Polaroid. Arrivo. Sono in pausa, Flower. Ok, arrivo, ho preso la Polaroid. Eccomi. Allora, ok, aspettate. Foto 1. Foto 2. Ok. Foto 3. Ok. Ups, non mi piace per nulla questo sfondo. Fammi un po' vedere come... Queste sono le foto. Oddio, sì, lasciano un po' a desiderare. Qui allora ci servirebbe un buon set fotografico. Oh, magari... Magari, sì, insomma, chiudiamo gli occhi. Ci pensiamo? Salta fuori. Proviamo? 3, 2, 1... Welcome back to my channel, ma soprattutto bentornati in questo nuovissimo e super Diet Yourselfissimo video. Ebbene sì, perché oggi in collaborazione con Rolife e precisiamo Robotime voglio costruire insieme a voi, e diciamo che questo qua sarà un video ripreso a più puntate perché ci metterò molto, ma molto, ma molto tempo, ma più che altro... Più che altro metterò alla prova la mia grandissima pazienza, e con queste cose ne ho veramente pochissimo. Oggi voglio costruire un set fotografico perfetto per le mie LOL Surprise. Perché la Robotime, che io ringrazio veramente tantissimo e vi consiglio di andare a vedere il suo sito, che vi lascio magari giù il link in descrizione, vende queste cose figherrime, ovvero i Diet Yourself House, che sono delle fantastiche case delle bambole che dovete costruire. Rolife, insomma la Robotime, mi ha voluto inviare questo, diciamo, casa degli orsetti, che però, da quello che ho capito, dovrebbe essere un set fotografico, perché in allegato, e dov'è che ho visto? In allegato c'è anche questa mini miniatura di una macchina reflex, tipo con il suo cavalletto, specie studio fotografico, eccetera. E come avrete ben capito anche dalla lore story iniziale, le mie lolline hanno bisogno di nuove ambientazioni per farsi i loro selfie e insomma le loro fotografie per il loro profilo Instagram. E all'interno c'è tutto, praticamente ci sono tutte le istruzioni, perché ogni cosa è spiegata nei minimi dettagli. Poi guardate che belli gli orsetti che vi danno in dotazione. Sono veramente carinissimi. Madonna, ma sono bellissimi. Non li tiro fuori perché sono, ho paura di rovinarli. Anche perché c'è tipo l'orsetta che ha già le braccia spezzate. Ottimo. Questi qua sono i due orsetti che mi danno in dotazione. Mettiamolo da qua da parte. E poi qua si comincia. Ci sono tipo fiori finti per fare le piantine. Fili, non fili, addirittura bisogna fare proprio un vero e proprio impianto elettrico per la luce, perché ci sono anche le luci all'interno del pongo, sembra dello slime questo, dettagli, e poi ci sono pezzi di ogni genere, ma io... E insomma, ci metterò molto molto tempo, perché rispetto al bar questa qua è tipo su due piani. Che l'avventura di It Yourself possa cominciare! Ed eccoci qua, Swir Family, finalmente con la mia Teddy Diet Yourself House terminata tra virgolette, perché molti dettagli ho dovuto tralasciarli in quanto difficili, nel senso che essendo veramente troppo piccoli e bisognava comunque lavorare
troppi pezzi di carta, tante cose mi sono rimaste tipo incollate alle mani o sono andate perse, o, insomma, bisogna veramente avere un sacco di pazienza per farla. Tipo qua sotto manca anche un lampadario, però comunque sono riuscito a fare anche una buona illuminazione in maniera che prendeva tutta la casetta. E poi anche per quanto riguarda i fiori, bisogna stare dietro ai fiori delle giornate, siccome la ragazza che mi ha mandato questa collaborazione aveva piuttosto fretta, insomma, allora sono riuscito a fare quello che potevo. E come vedete ho voluto anche personalizzarla LOL Surprise, quindi qua ho messo, vabbè, il marchio LOL, le stelline che caratterizzano le LOL, ci dovrebbe essere qua un cuoricino, e poi qua c'è la nostra Oops Baby che sta facendo il suo set fotografico, perché questo qua è proprio lo studio fotografico, che in questo caso sarebbe quello dei nostri orsetti, che sono veramente bellissimi questi due orsetti, veramente, cioè, sono fantastici. Vabbè, comunque io, adorando le LOL, ovviamente l'ho voluto dedicare a loro. E questa qua è l'illuminazione. Viene illuminata tutta, diciamo, la piccola soffitta dove ci sono esposte un po' di foto, in questo caso anche delle lolline. E poi per un po' viene anche illuminato il nostro studio fotografico dove stanno facendo le foto. Però adesso direi di entrare più nel dettaglio, che ve la faccio scoprire piano piano. Allora, innanzitutto questa qua è la casa completa di ogni dettaglio, veramente ce ne sono tantissimi e torno a ripetere, molti di questi sono difficili e comunque richiedono parecchio tempo. Questi qua sono i personaggini che vi danno in allegato, c'è Teddy Bear che è il maschietto e poi c'è la Teddy Princess che è la principessa degli orsetti. E qua iniziamo ovviamente dall'ingresso, che è caratterizzato da una porta, eccetera. Lì ci andava una scrivania, ma avevo perso dei pezzi e non sono riuscito a farlo. E questa qua è la nostra soffitta. In soffitta, come vedete, c'è un mega lampadario, tutto illuminato. Poi andiamo sul retro della nostra casa. E scusatemi la scarsa illuminazione, ma devo girarla. Sì, perché nei video di Swirl tutto può accadere. E qua abbiamo anche un piccolo, diciamo, una piccola veranda con tipo del verde, sì, esatto, del verde. Poi vabbè, vari dettagli, eccetera. Come, oddio, è caduta una lolla dietro, ma non importa. E insomma, ma la parte principale della casa è proprio lo studio fotografico, che adesso vi faccio vedere se riesco nel dettaglio. Ecco, è proprio lo studio fotografico caratterizzato da un, diciamo, sfondo nuvoloso, nuvole violacee. Poi lì dietro la mia lollina andavano delle, diciamo, del verde, sì. Io ho voluto mettere delle piume, poi intorno a tutto lo sfondo, cioè intorno qua ho messo dei glitterini, la scritta LOL Surprise lì, eccetera 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 eccetera. E rieccoci qua a Swirl Family dopo questo intenso, duro e lungo lavoro di incollaggio, che veramente mi usciva colla da tutte le parti, anche dalle orecchie, però sono soddisfatto e per questo ringrazio la Robotime Rolife per avermi dato la possibilità di provare e costruire questa miniatura insieme a voi. Io sono già alla terza struttura che costruisco e tutte e tre le strutture le ho dedicate alle mie lolline perché sono perfette, cioè veramente, ragazzi, se le costruite e comunque le adattate alla vostra LOL City sono iper mega perfette. Io vi consiglio anche di andare a visitare il sito, insomma, della Robotime, che vi lascio giù nell'info box, perché lì c'è ogni tipo di miniatura possibile e immaginabile, dalla più semplice alla più difficile, e i prezzi sono veramente molto modici, le spedizioni sono non tanto brevi, sì, insomma, sono un po' lunghe. Comunque però vi arriva tutto a casa, tutto completo, e io sono iper mega felice perché l'ho conclusa e finalmente un incubo svanisce, perché veramente ogni giorno la vedevo là, mi dicevo: devo finirla, Swirl, devi finirla, perché... E quindi, che dire, se questo video vi è piaciuto mi raccomando lasciatemi un bel like, iscrivetevi al mio canale YouTube se ancora non l'avete fatto, e inoltre vi aspetto anche su tutti i miei social network, Instagram, la mia fanpage di Facebook e il mio profilo TikTok. Io per adesso vi mando un super mega bacio colloso a tutti e noi ci vediamo domani con un altro e fantastico video. Ciao!